Siamo nel cuore delle colline moreniche, ad un passo dal lago di Garda e dal castello di Padenghe, dove da secoli si è sempre coltivato lo zafferano. Quando ero una bambina, i miei genitori avevano tantissima passione per quanto riguarda il verde. Ho seguito le orme del papà e la mamma. Ci piace la terra, ci piace il contatto con la natura, perché in realtà noi siamo natura e facciamo parte di essa. Nel 2014 la mia sorella più giovane mi ha lanciato l'idea: Ariela, perché non proviamo a piantare lo zafferano, coltivare lo zafferano? Abbiamo acquistato 100 bulbi biologici italiani che abbiamo poi fatto analizzare dall'Università di Edolo, dall'Università Agraria della Montagna, e abbiamo scoperto, con nostra grande sorpresa ma non solo soddisfazione, che era di prima categoria. Quando le altre piante perdono le foglie o si vanno in letargo, lui si risveglia con i profumi che dà e si apre ancora prestissimo la mattina. Proprio mi riempie l'anima, mi riempie il cuore. Mi piace. Per noi trovarci insieme il mattino, presto, raccogliere lo zafferano, scambiare due parole, proprio come erano le famiglie che si trovavano una volta di fronte a un focolare, cioè ti fa sentire una volta di più il legame che c'è fra di noi. Io parlo con le piante, parlo con lo zafferano, gli parlo quando lo sfioro, quando lo raccolgo, lo ringrazio perché comunque qualcosa mi dà. Io credo che l'amore che tu hai nel fare determinate cose, in special modo i prodotti che ti arrivano in tavola, lo trasmette anche comunque al palato. Da provare per credere.